Ciao. Ciao. Ciao Franco Simone. Ciao. Aia. Permettetemi che voglio dare un bacione a questa mamma. La mamma de... e il papà. Ciao. Sono i genitori di Franco che abitano ancora a Lecce. Ok, andiamo Franco, bellissimi genitori. Allora Franchino, allora non è per sprecare dei complimenti, io faccio lo stesso mestiere di Franco, il cantautore, scrivo canzoni, ma devo dire che Franco ha una sensibilità oltre alla media, grandissima sensibilità, un grandissimo talento. E l'ho conosciuto da molti anni, l'ho visto una volta a Buenos Aires, ti ricordi? Sì, eri un dio perché avevi venduto veramente milioni e milioni di dischi. La cosa più strana che mi rattrista un pochino è che non sei valorizzato per quello che vali. Questa è una cosa che mi dà veramente molto fastidio. Grazie. È un grande poeta, è un grande compositore ed è una persona per bene, questo è molto importante. Grazie, tu sei sempre molto buono. No, però... è la verità. Però, dico sempre quello che penso. Quando si fa questo lavoro e si ama, come tu sai, come amiamo il nostro lavoro, credo che uno neanche si accorge poi del successo numericamente considerato. Per cui io mi ritengo davvero molto fortunato di poter ancora continuare a fare questo lavoro e sono felicissimo. Per cui lavoro, poi il resto... Bellissimo. Va tutto bene. Allora, Franco ha fatto un LP molto originale, che si chiama Voce e Piano. Voce e Piano proprio vuol dire che ha fatto questa LP proprio con la sua voce e il piano, è vero? Sì, non è messo perché... archi, non è messo niente. No, non c'è proprio niente, è registrato in assoluta diretta un disco dal vivo in sala d'incisione. Ecco. Perché siamo arrivati a un livello tecnologico talmente evoluto, che è talmente bello fare i dischi elaborati, che ogni tanto è anche bene tornare alle origini certo. E cantare così in assoluta Franco, semplicità. Franco, allora, so che vuoi dedicare questa canzone che fa parte del tuo album al grande maestro. Credo che sia il più grande. È vero, l'ho detto prima. Sicuramente credo che possiamo generalizzare. È vero che è il più grande di tutti. Sì, certo. Hai detto molto bene, perché anche se non si parla molto spesso di scuola pugliese, perché c'è la scuola romana, la genovese, eccetera, lui è sicuramente uno dei motivi per cui io amo questo lavoro. Conosciuto in tutto il mondo. Sì, ci perché sta guardando, ha nobilitato. Ciao Mimmo, ti voglio bene come tutti quanti. E ti dedica meraviglioso Franco Simone. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte guardando l'acqua su, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi portò via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole e la vita, l'amore meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Non ho niente, ti sembra niente il sole e la vita, l'amore meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la notte.
e ti sentivo ancora, sapore della vita, meraviglioso, 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 meraviglioso. Marco Simone. Io non voglio. Grazie, non grazie. Voglio, insomma, io sono un vecchio romantico e mi hai fatto venire la pelle d'oca, è una cosa incredibile, veramente. Grazie, bravo, troppo, grazie, grazie. Bravo, bravo, bravo. Posso dire che al pianoforte c'è. Certo. E le cese anche lui, casualmente. E Maurizio Mariano. C'è un telefono. C'è un telefono. Pronto? Pronto? C'è un telefono? C'è. Ah, appunto, allora stavamo dicendo. No, perché sai. Pronto? Toto! È possibile. Toto! Pronto? Ehi! Mimmo! Simone ti ha dedicato questa bellissima canzone qui con me. Ma spero... io, lui lo sa che io lo ammiro, glielo ho detto tutte le volte che l'ho incontrato. È vero, Franco? Ti ricordi o no? Mannaggia che sono io. Mimmo. Ehi. Grazie, Mimmo. Grazie a voi. È una di quelle cose che sì. Certo. Sì, sì, grazie, Mimmo, Mimmo, grazie. Oggi mi avete fatto un grosso regalo. Mimmo, Toto, come stai? Bene. Senti, io ho una voglia matta di vederti. Sì. Tutti perché, noi. Perché voi sapete una cosa? In Francia, quando vado in giro per il mondo, il più grosso complimento che mi fanno, io veramente non lo merito, ma comunque me lo fanno, e dicono che Toto Cutugno è l'erede naturale di Domenico Modugno. E quindi... è la verità. Per me è un grandissimo onore. E Mimmo lo sa, è quello per... siamo veramente uniti in una maniera, con un'energia incredibile. Mimmo. È vero, Toto. Lo senti che ti canto tutte le volte le canzoni tue? Come dai, ti ringrazio tanto, anche l'uomo in fracca è andato molto molto bene. Ma l'ha cantato il pubblico insieme, certo, a me, perché e sono canzoni mortali. Di Decesi, di Garisani, di Santo Rosso. Mimmo. Oh. Adesso sì. io e Franco sì. E il pubblico ti salutiamo... con un'altra canzone, la intoniamo? Sì, come no. Voglio... eccolo lì. No, volevo soltanto dire sì. Che quello che ho provato io, credo che sia quello che provi anche tu. Ogni volta che si cantano le canzoni di Mimmo, proprio perché è talmente raro, prezioso quello sì. Che lui ha fatto, ci sforziamo tutti solo di non rovinarle queste cose. Esatto. Che sì. Sono già dei capolavori. Di piedi. Grazie Mimmo. Marco, Mimmo, volevo dirti questo, che... Volevo dirti questo. Con questo bello. Bagno... con questo bagno di emozioni. Ma tu Thierry, ma sei emozionato ancora adesso? Beh, ma insomma, parliamo di Mimmo Modugno e Mimmo Modugno, insomma. Ma quando stava male? Sì, stava male, però io l'ho incontrato poche volte, ma tutte le volte è stato di un'umanità straripante. Sì. Persino con mia sorella che è andata a trovarlo, che non si conoscevano, ma quando lui stava male a Parigi è andata a trovarlo in ospedale, e lui come se fossero amici di infanzia, era così. Fernando, dobbiamo salutare... Agli occhi lucidi, era... comunque. Beh, vabbè, Fabio, ci mancherebbe, è quasi inevitabile. No, è bello questo. Dobbiamo chiudere. Miranda, ti voglio bene, tutti ti vogliamo bene, ti ringraziamo davvero tanto perché ci hai fatto fare una puntata sicuramente speciale e speriamo che la nostra collaborazione non finisca qui. Speriamo. Intanto ti aspettiamo di nuovo in questo studio perché, guarda, anche Cinzia come annuisce che di cose da raccontare e da cantare. Ne abbiamo tante. Ne abbiamo tante. Per cui ringraziamo la nostra Cinzia, ringraziamo il nostro Fernando Fratacangeli, i nostri amici feticisti, tra virgolette. Feticisti. Allora, diciamo, sì. Franco, e la nostra signora, Franco. La nostra grande signora. Grazie.
dello spettacolo, la nostra Miranda Martino. Grazie lunga mille. Vita, lunghi successi, sempre tutto il bene possibile. Grazie, grazie Miranda. Bacio. Bacio. Grazie di essere stati con noi. Noi siamo stati bene, speriamo voi altrettanto. Ciao. Anch'io.